Questa lettura è tratta dal sito stopeuro.news. L'articolo è intitolato Perché la BCE può cancellare 250 miliardi e chi lo nega è ignorante o in malafede. Del 16 maggio 2018. Il motivo lo ha spiegato in un articolo del giugno 2013, Paul De Graue, attualmente docente alla John Paulson Chair in European Political Economy nella London School of Economics, già membro del Parlamento belga dal 1991 al 2003. Autore di ricerche e libri fondamentali sulla politica monetaria, di cui è considerato fra le massime autorità. De Graue ha scritto l'articolo perché il governatore Widmann della Bundesbank, la banca centrale tedesca, si era appellato alla Corte Costituzionale tedesca sostenendo che gli acquisti a palate di titoli di debito pubblico dei paesi dell'Eurozona che sta operando la BCE, esponevano i contribuenti tedeschi al rischio di dover pagare con le tasse le perdite che avrebbe subito la BCE in caso di insolvenza dell'Italia, della Spagna, della Grecia o del Portogallo. De Graue mostra che la Bundesbank è ignorante, come quasi tutti gli economisti italiani, e non parliamo dei giornalisti. È ignorante la Bundesbank a ventilare una simile spaventosa ipotesi. Il motivo è che costoro applicano alle banche centrali i criteri di solvibilità e insolvenza di una banca privata o di una qualsiasi impresa privata. Il livello di confusione è così alto, scrisse appunto De Graue, che il presidente della Bundesbank si è rivolto alla Corte Costituzionale tedesca sostenendo che il programma OMT, cioè Outright Market Transactions, che il programma OMT della BCE esporrebbe i cittadini tedeschi al rischio di dover pagare tasse per coprire potenziali perdite generate dalla BCE. Tale paura è mal posta. Anzi, dice De Graue, in realtà i contribuenti tedeschi sono i principali beneficiari del programma di acquisto di titoli di debito. Dice De Graue sempre: le società private si ritengono solvibili quando il valore del loro patrimonio netto è positivo, ossia quando il valore dei loro asset è superiore a quello del debito. La solvibilità di una società privata può anche essere espressa come il massimo ammontare di perdite che una società può assorbire in un dato momento. Pertanto, una società privata si dice solvibile quando le sue perdite non sono superiori al patrimonio netto. Ma questi vincoli di solvibilità non dovrebbero essere applicati alle banche centrali. Le banche centrali non possono fallire, perché una banca centrale può emettere tutta la moneta che vuole e che gli serve per ripagare i suoi creditori. E chi sono i creditori della banca centrale? Ma sono semplicemente i detentori della sua moneta. Per la banca centrale il loro ripagamento consiste semplicemente nel sostituire la moneta vecchia con moneta nuova. Non siamo più nel sistema del tallone aureo, quando una banca centrale prometteva di convertire la moneta che emetteva in oro.
Al contrario delle società private, i debiti delle banche centrali non rappresentano un diritto sugli asset delle banche centrali. Quindi il valore degli asset della banca centrale non ha influenza sulla sua solvibilità. La sola promessa che una banca centrale fa è che il denaro sarà convertibile in un paniere di beni e servizi a un prezzo più o meno fisso. In altri termini, la banca centrale fa semplicemente una promessa di stabilità dei prezzi. Tutto qui. La banca centrale, cioè, può assorbire qualsiasi perdita a patto che questa perdita non comprometta la stabilità dei prezzi. Non è nemmeno corretto affermare che la banca centrale ha bisogno di mantenere un patrimonio netto positivo per restare solvibile. Una banca centrale non necessita di un patrimonio netto. Dunque, l'affermazione che una banca centrale con un patrimonio netto negativo necessiti di essere ricapitalizzata dal Tesoro non ha alcun senso. Visto che qualcuno ancora non capisce, De Grauwe spiega di nuovo. Per essere chiari, la banca centrale, che non può fallire, non ha bisogno di alcun sostegno fiscale dal governo, che invece può fallire. E poi, l'unico sostegno di cui la banca centrale necessita da parte del governo è che essa, banca centrale, possa mantenere il monopolio sull'emissione di moneta in tutto il territorio su cui il sovrano ha giurisdizione. Una volta che abbia dal sovrano tale potere, la banca centrale è libera da ogni limite di solvibilità. Chiarito ciò, De Grauwe illustra il caso più semplice di una banca centrale che emetta moneta per un solo Stato e lo fa comprando i buoni del tesoro di quello Stato ed emettendo moneta. Acquistando i titoli di debito statali, la banca centrale trasforma la natura del debito pubblico. Quando la banca centrale compra il debito del proprio governo, il debito viene trasformato. Il debito governativo, che porta con sé un tasso di interesse e un rischio di default, diventa una passività della banca centrale, diventa base monetaria, che è priva di rischio default, ma è soggetta al rischio di inflazione. Per capire cosa sia questa trasformazione e come agisca nel bilancio, supponiamo che banca centrale e governo siano tutt'uno, come dopo tutto sono due rami separati del settore pubblico e come erano prima del divorzio fra Tesoro e Banca Italia. E adesso attenzione perché nelle righe seguenti troviamo spiegato perché 250 miliardi di debiti possono essere cancellati. Dopo la trasformazione da debito governativo a debito della banca centrale, il debito governativo detenuto dalla banca centrale viene cancellato. Esso è un attivo in un ramo dello Stato, la banca centrale, e un passivo nell'altro ramo, il governo. Quindi scompare e non è ancora finita. La banca centrale può ancora tenerlo a bilancio come fa la BCE con i nostri 250 miliardi, ma esso non ha più alcun valore economico. Di fatto la banca centrale può sbarazzarsi di questa finzione ed eliminarla dal suo bilancio e il governo può quindi eliminarlo dall'ammontare del suo debito. Esso non ha più valore in quanto è stato rimpiazzato da una nuova forma di debito, ossia la moneta, che comporta un rischio inflattivo ma non un rischio di default. Il debito dello Stato
che comporta un rischio di default è stato rimpiazzato da una diversa forma di debito che è la moneta, che comporta un rischio inflattivo, ma il debito è stato sostituito, è stata cambiata la natura del debito. Da debito dello Stato diventa debito della banca centrale, ma con due forme diverse. Il debito dello Stato ha un rischio di default ed è sostituito dal debito della banca centrale che ha soltanto un rischio inflattivo. Dunque non ha senso, come voleva far credere la Bundesbank, che le banche centrali, quando il prezzo di mercato dei titoli di Stato scende, ci perdono. Se ci fosse una perdita della banca centrale, essa sarebbe compensata alla pari da un guadagno equivalente da parte del governo, perché il valore di mercato del suo debito è sceso in eguale proporzione. Cioè non ci sono perdite per il settore pubblico. E allora arriviamo a una conclusione importante. Quando una banca centrale ha acquisito titoli di Stato, un declino nel prezzo di mercato di questi titoli non ha alcuna conseguenza fiscale, cioè sul bilancio dello Stato. La perdita in un ramo, la banca centrale, è compensata dal profitto nell'altro, lo Stato. Se la banca centrale perde, guadagna lo Stato. Che se poi ancora non fosse chiaro ai vari economisti dei miei stivali che strillano, De Graue riprende. Un altro modo di vedere questo effetto è guardare ai flussi degli interessi sottostanti ai titoli pubblici. Poniamo ad esempio che la banca centrale abbia comprato 1 miliardo di euro in titoli di Stato. Questi hanno una cedola, diciamo, del 4%. Perciò la banca centrale che ha in portafoglio i titoli riceve 40 milioni di euro all'anno da parte del governo. Nella pratica della contabilità, questo viene contato come un profitto per la banca centrale. Alla fine dell'anno la stessa banca centrale girerà i propri profitti al governo. Assumendo che il costo marginale della gestione di questi bond sia pari a zero, la banca centrale girerà al governo i 40 milioni di euro. È, per così dire, la mano sinistra che paga la mano destra. È la classica partita di giro. Il tecnicismo della tenuta dei libri contabili ha potuto far credere a qualcuno che tali interessi siano signoraggio, ossia profitto per la banca centrale, ma non lo sono, non c'è alcun profitto nel settore pubblico. Il profitto della banca centrale è esattamente compensato da una perdita del governo. Capito? L'economista Paul De Graue vuole però essere ancora più chiaro e dice che l'uno e l'altra, cioè lo Stato e la banca centrale, potrebbero eliminare questa convenzione contabile, perché in queste perdite e profitti non c'è alcuna sostanza economica. Ma probabilmente, temendo che questo sia al di sopra delle possibilità intellettuali del governatore Widmann della Bundesbank, il belga insiste. È letteralmente vero che la banca centrale potrebbe distruggere i titoli di Stato nel trituratore della carta. Niente sarebbe perduto. E c'è pure la frase in inglese: "It is literally true that the central bank could put the government bonds into the shredding machine. Nothing would be lost." Nel nostro esempio, la banca centrale non riceverebbe più 40 milioni di euro l'anno e non dovrebbe più girarli al governo ogni anno.
non c'è sostanza economica. Ma cosa succede se il governo fa default sui suoi bond in scadenza? È chiaro, il default causa delle perdite ai detentori privati dei titoli, ma è irrilevante per i titoli detenuti dalla banca centrale. Infatti essi adesso non valgono più nulla, ma erano già privi di valore economico, anche prima del default. Si tratta della mano destra che paga la mano sinistra. Per il settore pubblico, dunque, non è successo nulla. Perciò la perdita della banca centrale a causa del default non ha alcuna conseguenza fiscale. Nel caso dell'Eurozona, che è una unione monetaria imperfetta, e che non è anche una unione di bilancio, le cose sono sicuramente più complesse, ma all'osso ci limitiamo a riportare l'esempio di De Graue. Immaginiamo che la BCE acquisti 1 miliardo di titoli spagnoli a un tasso del 4%. Le conseguenze fiscali sono ora le seguenti. La BCE riceve 40 milioni di euro in interessi annuali dal Tesoro spagnolo e la BCE restituisce questi 40 milioni di euro non alla sola Spagna, ma a tutte le banche centrali nazionali facenti parte dell'Eurozona. E questa distribuzione avviene proporzionalmente alla quota di capitale che le diverse banche centrali nazionali dell'Eurozona hanno nella BCE. La Banca Centrale Nazionale poi trasferisce quanto ricevuto al proprio tesoro nazionale. Per esempio, la BCE trasferirà l'11,9% dei 40 milioni al Banco di Spagna. Il resto andrà alle banche centrali degli altri paesi membri. Chi riceverà di più è la Bundesbank tedesca, che con una quota di capitale del 27,1% riceverà quindi 10,8 milioni di euro. Ecco perché all'inizio del discorso Paul de Grauwe diceva che anziché essere danneggiati, i tedeschi sono i principali beneficiari del programma di acquisti di debiti pubblici avviato da Draghi. L'effetto paradossale è proprio questo. In una unione monetaria che non è anche un'unione fiscale, un programma di acquisto di titoli di Stato porta a trasferimenti all'interno dell'Unione, ma non a quelli a cui pensa l'opinione pubblica tedesca. Un programma di acquisto titoli da parte della BCE porta a un trasferimento annuale dai paesi i cui titoli vengono acquistati verso tutti gli altri, cioè dai paesi più indebitati e poveri a quelli non indebitati e ricchi. Un trasferimento fiscale dai paesi più deboli, cioè debitori, verso i paesi più forti, cioè creditori. E la Germania lucra anche su questo. Che cosa serve ancora per comprendere la perversione del sistema euro? E che cosa serve ancora per chiamare chi lo sostiene in Italia un traditore? Perché la protesta di Widmann contro gli acquisti della BCE, anche se non escludo possa essere dovuta ad ignoranza, perché non sarebbe il primo banchiere a non sapere come si crea il denaro, serve piuttosto la protesta di Widmann ad uso interno per rafforzare nei cittadini tedeschi l'impressione che essi stanno pagando per i debiti italiani, spagnoli e greci, cosa che non è vera. Il che pone il problema dei tecnocrati non eletti dal popolo,
Non c'è niente di peggio di un tecnocrate incompetente, anzi, di peggio c'è, ed è un tecnocrate che fa politica e propaganda contro un paese alleato, fondatore della stessa zona monetaria. Ma che dire allora dei giornalisti ed economisti italiani che tifano per la bancarotta dell'Italia in odio al governo Salvini Di Maio? Del resto, da quanto detto sopra, si vede anche che i tassi di interesse sul nostro debito non dipendono dai mercati e se è aumentato lo spread a causa del governo Lega 5 Stelle, è un avvertimento artificiale delle banche centrali ostili, un avvertimento artificiale. Ricordiamo che quando Sarkozy e Merkel vollero rovesciare Berlusconi, aumentarono lo spread, vendendo non loro, le loro banche centrali per carità sono indipendenti, vendendo a vagonate titoli di Stato italiani. Draghi dispose poi che li comprassero le banche italiane, che per questo vengono accusate ogni giorno da Widmann di essersi riempite di bot e BTP, il che potrebbe, secondo Widmann, fragilizzarle. Il testo dell'economista De Grauwe prosegue per smentire, come si sente dire spesso nei paesi creditori, che nel caso di default di un paese i cui titoli di Stato sono nel bilancio della BCE, essi, i creditori, sarebbero i primi a rimetterci. Questa è una conclusione sbagliata. Al massimo il contribuente tedesco dovrebbe rinunciare alla rendita annua degli interessi che percepisce dal paese debitore.